fuori dal campo, cioè, sinceramente non l'ho visto, però se parliamo di gioco, di altre situazioni, forse qualcosina ci può anche essere, però di preciso non saprei definirlo. Un pensierino all'anno prossimo, tutti e due l'avete fatto, quello di trovare possibilmente magari in Serie A? Sicuramente ce la metteremo tutta, quello sì, però... Scusate. Claudia, volevi dire qualcosa? Dopo la vittoria di Sassuolo, la città di Bari si è svegliata da capolista. Nel capoluogo pugliese sale la febbre da calcio. Bari solitario in vetta alla classifica. Speriamo sino alla fine. Ieri ho visto la partita e devo dire che insomma merita il primo posto. Poi c'era qualche dubbio sugli acquisti di Genoa, su alcuni acquisti tipo Kutuzov. Ieri forse è stato il migliore in campo. Ma lei ha visto ieri la partita del Bari? No, ma stai scherzando? L'ho vista, sì. Si è divertito? Molto. Bravo Conte, bravo. Solo Conte? Diciamo Conte è il fautore di tutto, perché i ragazzi dipendono da Conte. Allora io le propongo, una cena con l'Arcuri o una cena con Conte? Preferisco con l'Arcuri, mi dispiace per Conte. Baresi di nuovo innamorati del calcio. Sì, quando la squadra va bene ci si affeziona, però il merito è dei giocatori e dell'allenatore. Il presidente ci deve convincere ancora di più. Ma abbiamo visto bene, Bari primo in classifica? Abbiamo visto bene, non ci credevo neanche io sinceramente inizio campionato, però ha fatto anche un bel mercato di gennaio con Guberti, Kutuzov e siamo primi. Cosa sta leggendo? La classifica del Bari, il giornale. È primo? Sì. Una posizione meritata? Si spera, sì. Per quello che si è visto in campo ieri, sì. Per quello che si è visto in campo ieri, sì. Speriamo che continui anche in casa. Il migliore tra i biancorossi? Sempre lui, Barreto. Vitor. Sempre. Quella col Sassuolo, una vittoria al gusto di? Di cioccolato. No, nocciola. Perché nocciola? Perché è un gusto che piace a me, come piace il Bari. Lei è? Allora, io mi chiamo Ibu Nying. Senegalese. Sì, nato in Senegal. Ma ti fa per? Per Bari, forza Bari. Che... Ma tra Dumbia, Kamata e Edusei? Vabbè, comunque sono tutti e tre bravi, però ti fa per Dumbia. Perché Dumbia è un nome che viene dalla nostra parte. Conte a vita. Conte, sì, sicuramente, speriamo anzi. Anche Perinetti ha fatto un buon lavoro. Indubbiamente. Ma com'è stato il risveglio stamattina col Bari primo in classifica? Favoloso. Non ci credevamo ancora. Neanche gli occhi non si aprivano perché non ci credevamo, sinceramente. Il caffè più buono che abbia bevuto? Ne ho fatti stamattina tanti. Perinetti, qual è stata la campagna acquisti più azzeccata, quella dell'estate o quella di gennaio? Ma credo che abbiamo completato. La campagna di gennaio è sempre quella che va a integrare le scelte che si fanno in estate, quindi credo che sia stato abbastanza felice quello che abbiamo fatto a gennaio, compatibilmente alle disponibilità e alla possibilità, perché Guberti sta facendo molto bene, Kutuzov sta dimostrando... che la parentesi di Parma è una parentesi infelice, ma che il giocatore ha sicuramente delle qualità e Vanzafame e Dusei, insomma, sicuramente possono dare un contributo importante alla causa. Quindi è una squadra già prima, con questi innesti, Conte ha più possibilità di scelta. Sappiamo che un campionato di 42 partite è difficilissimo, è lunghissimo, quindi bisogna avere sempre sostituti all'altezza per poter essere competitivi in ogni momento della gara. Ecco, Nitti e Salomoni, secondo voi invece quando ha fatto le scelte giuste per Perinetti, o meglio, le ha fatte giuste, ma prima di estate o meglio quelle invernali? Beh, secondo me quelle di gennaio sono state tutto sommato, non voglio dire decisive, ma guarda, Guberti assicura sulla fascia laterale una spinta straordinaria, poi peraltro segna gol pesantissimi, dimentichiamo che ieri ha preso contemporaneamente, non so mai come abbia fatto, sia l'incrocio che il palo con lo stesso tiro, assistito da Kutuzov, guarda caso, sono i due calciatori che sono arrivati a gennaio, che era chiuso, non avrebbe avuto possibilità di tiro e allora con un colpo di tacco ha servito questa palla a Guberti, e quindi Guberti, Kutuzov, lo stiamo vedendo, sta crescendo in un modo straordinario. Io credo che questi due alla fine, certamente non soltanto loro due, ma possano risultare decisivi per migliorare l'organico e quindi per avere la meglio in questo campionato di Serie B. Però Enzo, attenzione, hai visto quanti messaggi sono arrivati, no?
che parlano sempre e comunque di una a Bari c'è una sorta di contemania, insomma, diciamolo, no? Per cui adesso c'è tutta l'attenzione. Su chi sarà il prossimo allenatore? Ma di questo vorrei che parlassimo fra un po' nell'ultima parte della nostra trasmissione, perché il pezzo fondo. Intanto vorrei sentire Fabrizio Litti che ne pensa della campagna acquisti del Bari e soprattutto. Ma io credo che ad esempio gente come Lanzafame e Dusei, che in questo momento non stanno trovando spazio anche perché gli altri meritano ampiamente di giocare, torneranno utili anche nei mesi a venire. Soprattutto questa squadra credo sia in grado di volare sui campi più asciutti. Qui verrà fuori tutto il lavoro di preparazione e torneranno utili anche questi giocatori che, presi a gennaio, in questo momento non stanno trovando spazi. Ecco, Perinetti, entriamo subito nella parte finale del nostro discorso, che è quella che più attendono i tifosi, che ormai già col cuore sono a metà in Serie A e si chiedono: ma in Serie A che Bari sarà? Questa squadra sappiamo che lei ha formato, è un po' come dire appesa ad un filo, nel senso che sono tutti prestiti, tutti no? È tutto da chiarire. E praticamente a fine campionato si smantella tutto, si ricomincia da zero. Cominciata da Barreto, che non è del Bari, è in prestito dall'Udinese. A che squadra sta pensando lì per l'anno prossimo? Beh, non ci sto pensando, perché la maniera migliore è di arrivare in Serie A, perché se noi continuiamo a guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto facciamo fatica. Io credo che siamo meritatamente, per l'organizzazione di gioco, per la preparazione, per la disponibilità dei giocatori, come ho detto, per i meriti di una società che intanto ha creduto nelle persone che ha portato e poi che ha pazientemente dato fiducia e quindi ha lasciato lavorare, ripeto. Al di là di questo, in questo momento noi l'obiettivo ormai è dichiarato, è difendere queste posizioni, questa posizione in cui ci troviamo e cercare di arrivare all'obiettivo che è chiaramente la promozione. Dopo di questo possiamo guardare cosa fare da grandi. In questo momento è inutile perdere energie nel pensare a cosa sarà, dobbiamo pensare a cosa è. Il nostra Serie A si chiama Sabato l'Avellino, questo deve essere il nostro, è stato fino ad oggi Avellino, che ha pareggiato stasera 1-1. Esatto, la nostra forza è stata fino ad oggi questa, guardare all'obiettivo immediato. Con questo siamo riusciti a costruire un primato e allora dobbiamo pensare esattamente a quello che è. In questo momento ci godiamo Barreto, ci godiamo Guberti, ci godiamo i nostri giocatori. La patrimonialità oggi nel calcio è un fatto abbastanza discutibile, quindi bisognerà vedere cosa è possibile fare. Ma per tenere questi giocatori prima bisogna andare in Serie A, perché altrimenti non possiamo fare, non vale nulla tutto il discorso. Questo Bari di oggi quanti pezzi da Serie A ha? Ma io credo che i giocatori stanno continuamente crescendo e stanno dimostrando di avere possibilità di giocare anche nella massima serie, anche perché non vorrei dimenticare che molti di questi ci hanno anche già giocato nella massima serie, o ci giocavano fino all'anno scorso o fino a 2 anni fa. Ma non è questo il problema. Il problema ora è di non parlare di questo, perché ci parliamo di un problema diverso. E allora credo che la nostra forza deve essere quella di rimanere concentrati su quello che stiamo facendo in questo momento. Poi ci sarà tempo e modo di valutare, sperando di avere ottenuto il grande risultato, quello che si deve fare. Il passaggio in Serie A, il salto in Serie A significa portare in cassa anche più quattrini. Ecco. C'è un fatto importantissimo, e questo parlo per il calcio pugliese, con gli amici del Lecce. Tra l'altro volevo ricordare a sostegno loro che domenica giocano a Palermo. L'ultimo risultato dei Decani a Palermo è stato un 3-1 a favore del Siena, che lui guidava Palermo. Questo è di buon auspicio. È un auspicio, no? Quindi difendere la Serie A del Lecce e conquistare la Serie A per il Bari